diciamo, richiamare l'attenzione sulla problematica proprio condominiale che c'è per ogni amministratore. La problematica condominiale, la prima è quella... Come si parla delle condominiali? Allora, prima cosa, mi conoscete tutti quanti, sono l'avvocato Cusano, presidente del Centro Studi Nazionale ALA, che c'è sto qua, e segretario di Cattolica. Ringraziamo prima cosa il sindaco per l'invito, l'assessore Vignola, il consigliere Pasquale Cucci e il dottor Risoni. Tutti i presenti, anche della mia associazione, ma anche della mia non associazione, sono contenti che per la prima volta riescano a interloquire con un'amministrazione comunale. Per cui questa riunione va vista, appunto come diceva il consigliere Cucci, come l'inizio di un dialogo, più che come la spiegazione dove dobbiamo mettere il cassonetto. Questo lo facciamo dopo. Anzi, proprio perché siamo abituati a lavorare i problemi, in questo periodo di problemi, nel condominio, lavorate posto di mezzo, ce ne stanno tanti, più di uno, voglio dire, anche per la posizione dei cassonetti. Per quanto riguarda il rapporto dell'associazione e l'ente, quindi, è necessario non solo creare un tavolo lasciando l'iniziativa volta per volta, voglio dire, questo rimettiamo la sezione di nome che la fa, ma il tavolo deve essere istituzionalizzato, cioè noi dobbiamo avere la possibilità di dialogare, dico anche con una zona ambiente, certe volte, perché per ottenere qualche cosa ci mettiamo forzi personali, più delle volte, se non altri ci facciano un piacere, ma andiamo a fare un dovere. E allora ci vorrebbe una specie di segnalazione, non so, una specie di internet, un sito, eccetera, eccetera, dove gli amministratori, attenzione, abbiano la possibilità di interloquire, dicendo, guarda, che stamattina qua è successo questo, questo, ci sono delle stanchezze, insomma, si ha una specie di chiamato osservatorio che funga e che sia composto da 4-5 persone che sorvegliano su questo con una commissione mista politica e degli amministratori di condominio, perché alcune problematiche. Faccio un esempio, voi avete detto, a noi ci interessa interloquire con voi, ma se il sindaco non fa una pasta a Torino, dove avete attraverso un'ordinanza, mettete una bella tabella, perché tutti quelli che vedete qua svolgono la professione in maniera lineare, pulita e per bene. Per cui se voi andate in un bar, dedicate all'amministratore che l'amministratore dice che non ti ziccare. Ma, e questo lo dico anche come associazione, ci sono tanti palazzi dove l'amministratore non si sa chi sono, spesso addirittura non sono manco catoriani. E per trovarli bisogna fare la ricerca, l'indagine. Allora, a Torino hanno risolto il problema anticipando quella che è la riforma legislativa. Come? Attraverso una semplice ordinanza in cui si è detto che giù ad ogni fabbricato l'amministratore è obbligato ad esporre una targhetta dove mette. No, però è il proprio regalo per noi, per i condomini, anche i giorni in cui riceve. Quindi è una cosa più semplice di questo mondo, che però se non viene fatta comporta che sul territorio non si sa nemmeno chi è l'amministratore, per cui ci sono dei fabbricati anche in pieno centro di cui uno non conosce che è l'amministratore, che oggi è uno, domani mattina è un altro, domani è un'altra cosa. E questo si può fare semplicemente, è un'indicazione di utilità. Quindi noi chiediamo come associazione una possibilità di interloquire in maniera privilegiata anche dal nostro studio, con una segnalazione, con una semplice email di quello che sta accadendo in una determinata zona della città, perché in realtà io credo che la pubblica amministrazione riesce ad operare se e tempestivamente se riceve un flusso di informazioni. E visto che noi potremmo essere i vostri terminali, anche perché anche a noi ci fa piacere che il problema si risolva subito, potremmo fare una segnalazione che almeno è un sito istituzionalizzato, dove non chiediamo il piacere, ma diciamo è un rapporto di collaborazione. L'ultima cosa, per quanto riguarda questa emergenza rifiuti, ancora di più, voglio dire, la strada dei magistrati a Napoli, che era anche del sindaco di Cantoria, è quella di ottenere una fortissima raccolta differenziata, non forte, fortissima raccolta differenziata, per cui io mi auguro, voglio dire, che si arriva addirittura all'80, al 90%, sarebbe una cosa eccezionale. Come si può fare? Proprio attraverso queste antenne, che abbiamo noi, che sono gli amministratori di condominio, perché laddove non viene fatta la raccolta, laddove viene buttato un sacchetto all'interno del condominio, laddove si sa chi è, spesso la pubblica amministrazione non ci arriva, ma il vicino, quello del piano di sopra, lo sa chi è stato. E certamente in questo momento l'amministratore di condominio questi problemi li può risolvere. Per quanto riguarda poi i rapporti interni, perché altrimenti deve passare da una parte, poter passare da una parte, poniamo un attimo
dei blocchi, perché io non ritengo che come punto di amministrazione voi possiate dare delle direttive, perché è già successo, se lo spazzino dice che il cassonetto deve stare qua, poi c'è il signore del secondo piano che non lo vuole, quindi si entra in una logica perversa, per cui sarebbe opportuno che laddove i condomini si debbano organizzare, si organizzano autonomamente, senza nessuna interferenza da parte di Casone Ambiente, a meno che non ci siano dei problemi come di rapporto, cioè io dico qua non riusciamo a andare con il capo, allora se ci sono problemi per dirci bene, ma se ci sono dei consigli da dare, se mettono a destra o a sinistra, lasciamo fare, io a chi mi ha chiesto, guarda scuola abbiamo fondato un problema proprio urgentissimo, perché la signora si sta scervando da me, io sono casi fantastici, quindi nei condomini, sapete, la gente all'improvviso non mette una cosa per cui non deve. Per cui è meglio lasciare decidere da loro. Io consiglio, ho consigliato a chi mi ha chiesto come risolvere il problema di fare come abbiamo fatto stamattina. Cioè si fa la riunione e come in tutti i condomini dice il principio della maggioranza. La maggioranza decide e se il caso deve stare a destra o deve stare a sinistra, lo si decide anche nell'assemblea. Ringrazio.